Benvenuti al nuovo appuntamento del TG Web LIS del Consiglio regionale della Basilicata. Anche il Consiglio regionale della Basilicata ha ricordato Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri ucciso a Roma. Su proposta del presidente Cicala, l'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. Il nostro cordoglio, ha detto, va alla famiglia e all'Arma dei Carabinieri, che insieme alle altre forze dell'ordine sono al servizio dei cittadini, rischiando la vita ogni giorno. Offrire la propria vita per lo Stato è un sacrificio grande che deve spingere ciascuno di noi che rappresenta le istituzioni a riflettere e valorizzare l'alto compito che ci è stato consegnato dai cittadini. Lo scrive in una lettera a Rosa Maria Esilio, moglie del carabiniere Mario Rega, barbaramente ucciso a Roma, la consigliera regionale della Lega Sileo. A lui, a quell'uomo che indossava con fierezza la divisa dell'Arma dei Carabinieri, dico grazie. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Coviello, Quarto, Leggeri e Cifarelli, che prevede la rideterminazione degli importi degli assegni vitalizi agli ex consiglieri regionali e degli assegni di reversibilità con il sistema contributivo a partire dal 1 gennaio 2020. In Basilicata l'assegno vitalizio è stato abolito a partire dalla decima legislatura. Approvando rapidamente le nuove norme per la rideterminazione su base contributiva dei vitalizi assegnati agli ex consiglieri regionali, il nostro Consiglio, oltre a rispettare tempi e modalità stabiliti dalle norme statali, ha offerto una prova di sobrietà e di efficienza. Lo dichiara soddisfatto il Presidente del Consiglio Cicala. La legge regionale che ridetermina gli assegni vitalizi assegnati agli ex consiglieri regionali e non ripristina i vitalizi per i consiglieri in carica ci differenzia da altre regioni e ci caratterizza per un cambio di passo di cui siamo fieri. Lo afferma il presidente della prima commissione Cariello, che ringrazia gli ex consiglieri regionali che hanno espresso un giudizio positivo sulla conformità della normativa proposta rispetto allo scenario nazionale. Il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto 2018 dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario. Il documento evidenzia un avanzo di amministrazione di circa 1,8 milioni di euro e un risultato di esercizio positivo di oltre 500 mila euro. Per l'anno accademico 2018-2019, su 1.308 domande di borse di studio, sono risultati idonei 1.263 studenti che hanno tutti beneficiato delle risorse a disposizione. Via libera dal Consiglio regionale anche al bilancio dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura 2019-2021. Il documento contabile prevede entrate per 15,4 milioni di euro nel 2019, per 10,5 milioni di euro nel 2020 e per 9,9 milioni di euro nel 2021. L'investimento complessivo previsto per il triennio 2019-2022 per i progetti di ricerca e il trasferimento delle innovazioni è pari a 5,5 milioni di euro. Opporsi a qualsiasi tipo di taglio al Fondo Sanitario Nazionale e relazionare sul tema in una riunione del Consiglio regionale appositamente convocata. E l'impegno richiesto al Presidente della Regione con una mozione proposta da Braia e sottoscritta anche da Pittella, Polese e Cifarelli e approvata dal Consiglio all'unanimità.
Senza una certezza della dotazione del fondo, dice Braia, nessuna regione potrà programmare la propria attività di investimenti. Interrogazione del consigliere Leggieri per conoscere lo stato della bonifica delle aree del termodistruttore Rendin Ambiente, sito nell'area di San Nicola di Melfi, soggette a fenomeni di inquinamento e l'eventuale avvio di un'indagine epidemiologica. Il consigliere fa riferimento ai risultati degli ultimi monitoraggi ambientali che hanno evidenziato un superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione. È tutto, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento e per la prossima edizione.